Benvenuti a tutti a questo quinto appuntamento giornaliero delle 5 con Danzare con la Tempesta. Oggi siamo qui con Eija, laureata in lettere e filosofia, esperta ricercatrice di mitologia artica e tradizioni di cura e formatrice di tecniche di mediazione corporea. Appassionata del lato notturno del sapere, di miti, simboli e dimensione e spirituale da esplorare con il corpo accesi, esperta di tecniche meditative e di bioenergetica. È inoltre autrice di Libera la tua natura selvaggia, come ritrovarsi attraverso l'antica saggezza finlandese, pubblicato da Uno Edizioni. Ha collaborato e collabora tuttora con diverse persone nell'ambito della cura e dell'arte, tra cui Juha Pentikäinen, antropologo e maggiore esperto nell'ambito accademico di tradizione, cultura, sciamanismo artico e ugrofinnico, il dottor Franco Berrino della Grande Via e l'artista Michelangelo Pistoletto. Poi da diversi anni si occupa di creare un luminoso ponte culturale tra Italia e Finlandia ed è un po' lì che ci siamo conosciuti, vero Eija? Molte informazioni, altre le potete trovare sul suo sito eijatarkkainen.com. È il mio cognome, chi lo imparto. Benediciamo questo incontro, questo spazio di ascolto con Eija a beneficio di tutti gli esseri del cosmo, della terra e per tutte le nostre relazioni. Lascio la parola, Eija, grazie di essere qui, spengo il mio video e buon intervento. Se hai bisogno sono qua. Perfetto, ok. Grazie a te Alberto, grazie a tutti voi che siete in ascolto. In modo ovviamente ringrazio subito Amrita Edizioni, Italia che cambia e la rete euromediterranea dell'umanizzazione delle medicine e tutti quelli che collaborano e che promuovono in generale una visione un po' laterale, un po' diverso su quello che sta accadendo, che ci sta accadendo. Allora, in questi giorni io ho riflettuto molto su, non tanto su cosa raccontarvi, ma su come raccontarvi, proprio per onorare e ripagare un po' questo tempo che avete deciso di dedicarci. Infatti, mentre mi è chiaro su di che cosa parlare, ma il come. E molto spesso questo come è quello che poi cambia l'entratura del messaggio. In modo che quel come possa in minima parte, anche in minima parte, contribuire a chi ascolta di dare un... di riuscire a trovare un proprio senso, il significato di quello che stiamo vivendo, ma non solo per adesso, ma anche per dopo, perché per tutti noi è chiaro che il dopo, e ci si augura, che il dopo sarà diverso. Allora, riflettiamo su questo come, ho pensato che vi racconterò delle storie che a me hanno permesso di sopravvivere e accettare le situazioni che vivevo, in un modo particolare nei miei primi 18 anni in Finlandia. E come poi questo vissuto e sono poi diventati anche degli strumenti quotidiani per affrontare diverse situazioni critiche. Allora, io ovviamente ho fatto una traccia su quelle, sulle storie che vi voglio raccontare, un po' storie di persone, storie mie, storie dei miti della Finlandia, delle immagini della Finlandia, ma non essendo una persona particolarmente logica, può essere che il discorso non risulterà molto logico, però quello che spero è che tra queste immagini che vi propongo qualcuno vi possa rimanere dentro a risuonare e in qualche modo aprire una via per trovare dei punti di vista nuovi.
Allora, faccio subito una premessa. Io parlerò della Finlandia e di quelle che sono le caratteristiche anche buone del mio paese, ma questo davvero non significa che la Finlandia o io possa in qualche modo insegnare qualcosa. Credo piuttosto, come diceva Alberto, sul ponte, sul riuscire a riconoscere attraverso lo specchio dell'altro in un altro paese, riconoscere le nostre qualità particolari e poi apprendere anche dall'altro, perché in realtà vivo in Italia da 35 anni, sono arrivata qui a 18 anni, e se non avessi vissuto questa vostra capacità di esprimervi, di relazionarvi, io sarei rimasta nelle acque torbide, buie, nella mia interiorità, come tra l'altro a volte rischio ancora di rimanerci dentro. Per fortuna abito qui, quindi un po' la vostra arte, un po' la vostra arte di relazionarvi mi riporta spesso in Italia. E dico anche questo, dove la Finlandia, anche in questo momento, la Finlandia sta affrontando questa problematica, quindi l'isolamento fisico, no? delle persone. Però per noi è più semplice, e poi oggi vi racconterò perché. E veramente ho un grande senso di rispetto e di stima per voi italiani, che siete proprio nati per stare fuori, per essere estroversi, per condividere. Per voi è più difficile, è naturale, è più difficile rimanere in questo stato di silenzio e di isolamento, per cui veramente tutta la mia stima è stima per quello che state facendo. Eia, scusa, non voglio interromperti, ma riesci ad avvicinarti un pelino solo, perché l'audio è un po'... Ok, così va meglio? Sì, ti sentiamo bene, però probabilmente siccome si diffonde sul... Alcuni consigliano di osservare se il microfono del telefono è appoggiato o in bilico da qualche parte ed è coperto, spero di no, in tal caso... Comunque... Non è aperto, no. Ok, allora invito tutti quanti a cercare di ascoltare nel miglior modo possibile, perché questi sono gli strumenti che abbiamo e quindi... A me però mi spiace se si sente una fatica. Io potrei provare a prendere il telefono, così va meglio? Sì, cambia poco in realtà. Allora vi appoggio. Sì, non ti preoccupare, va bene così. Grazie, Leia. Ok. Allora, però prima di andare nel passato di quello che ho vissuto io e delle storie mitiche antiche finlandesi, per poter attingere poi per domani da queste storie, cosa viviamo adesso? Nella descrizione di questo intervento avete trovato il tema del perdere la bussola, no? In qualche modo ci sentiamo tutti, perlomeno io, un po' smarriti, un po' perduti, un po' senza riferimento. E anche in italiano si dice che si perde la bussola, no? Abbiamo perso la bussola. Che cosa vuol dire quando si perde la bussola? Perdiamo la direzione, le indicazioni di dove stia il nord. Il nord nella nostra mitologia simboleggia quello spazio interiore da cui attingere, in cui rigenerarsi, da cui attingere ogni reale potenza e forza. In realtà può essere che in questo momento semplicemente ci rendiamo conto che ci eravamo già smarriti prima. Da tempo che ci eravamo, io parlo in noi, poi ognuno si riconosce o non si riconosce, però uso questo prima persona plurale, insomma.
E da tempo comunque chi più chi meno ci eravamo allontanati da noi stessi. E mentre consumavamo le nostre risorse alla ricerca di chissà cosa, abbiamo anche consumato le risorse della terra. Ma forse non ce ne eravamo realmente accorti, perché tanti sono rimedi che abbiamo utilizzato per ritornare in qualche modo a essere funzionali, per riuscire a fare le cose che volevamo fare, per consolarci dalle troppe fatiche o per fuggire dalle nostre sensazioni. Adesso invece siamo stati costretti a fermarci. E dove ci siamo fermati? In noi, a sentire anche nel nostro corpo, perché ovviamente avendo meno stimoli, è come se emergessero tutta una serie di sensazioni, emozioni, pensieri a cui non abbiamo dato ascolto. Quando si vive un po' conoscete tutti la ninfea, che è un bellissimo fiore che vive nei laghi, ha le radici profonde nella terra. E io una volta con mio figlio, aveva 5-6 anni, le ninfee non sono protette, per cui in teoria, semmai, forse non bisognerebbe mai cogliere i fiori, però le ninfee in modo particolare. Però stavamo remando sul lago e siamo arrivati in questo campo di ninfee. E ho detto, ho voluto prenderlo. L'ho preso, ho chiesto il permesso al lago, ho ringraziato, e ne ho strappato uno. A parte che ho fatto una fatica immensa a tirarlo fuori, ma l'ho strappato dal fondo, no? Volevo anche farlo vedere a mio figlio da vicino. Poi che cosa ci siamo accorti? Questa ninfea, in tempo di mezz'ora, ha cominciato a chiudersi. L'ho rimesso ovviamente nel lago, sempre le radici, però nell'acqua del lago siamo tornati in spiaggia, ho lasciato la ninfea nel lago, non stava morendo, si è semplicemente chiuso. E per giorni e giorni è rimasto in questo stato di chiusura, senza morire. E allora questo per dirvi che quando ci estrapoliamo, quando ci estraiamo dal nostro corpo, può essere che restiamo vivi clinicamente, però è come se vivessimo un po' in un sonno, in certa di automatismo. E questo momento invece ci sta aiutando a riradicare nel nostro sentire. È come se fossimo un po' deragliati, no? Vado su certi binari, li conosco, so le fermate, so dove devo andare, e più o meno neanche noto quello che c'è fuori perché mi sembra che sia tutto uguale. Invece deragliare, andare in un altro sentiero, in un'altra zona che esisteva ma che non ho visto, devo cominciare a osservare intorno, devo vedere i miei strumenti e sono costretta a uscire dai miei automatismi e da quello che e in qualche modo crollano le sicurezze precedenti, illusorie o vere. E quindi prima di poter effettivamente cominciare a fare le giuste domande di senso, di cosa mi procura veramente piacere, chi sono, che cosa desidero di davvero fare della mia vita, che cosa mi appartiene, che cosa invece ho accettato dalla vita che mi ha portato. Bisogna riconoscere di essere smarrito. E ovviamente questa sensazione non è necessariamente piacere. Io posso poi scegliere se fuggire da questa sensazione. Cerco magari notizie, informazioni, quando finisce, voglio tornare nella mia vita di prima, comincio a fare magari un bilancio negativissimo, certo, farlo è proprio no, non ci serve, di quello che ho fatto, di quello che non ho fatto, e fuggo da queste sensazioni. Ed è anche umano, perché non è facile.
Infatti io non sono per un pensiero positivo. E questo anche la natura finlandese un po' me l'ha insegnato, perché quando vivi queste 8 stagioni, in Finlandia ci sono 8 stagioni, non sono solo 4, mettete le cuffie, io non ce l'ho. Mi sentite? Sì, Aia, ti sentiamo, ti sentiamo. Ok. Non esiste da noi il cattivo tempo. Non esiste cattivo tempo. Esiste un tempo. Esiste l'inverno in cui si sta chiusi, in cui c'è il freddo, in cui esiste l'autunno in cui le foglie cadono, tutto sembra per un attimo pieno di colore, come il cinghiale, il canto morente, no? Un momento bellissimo, poi silenzio, inattività, passività apparente. Primavera, i ghiacci si rompono e c'è una sferzata di vitalità che non può neanche essere arginata, perché i fiumi, quando si liberano dai ghiacci, proprio invadono tutto l'intorno a quello che c'è e rimodella la terra. Anche noi siamo così, se non pensiamo che la vita deve essere sempre sole e bel tempo, in un certo senso. Ma e quindi quello che in Finlandia, forse anche troppo, siamo quello che viviamo, quello che accettiamo. Sono questi cambiamenti di tempo, di stagioni, anche interiori. Per cui quando senti che sei triste, non cerchi di scappare da quella tristezza, piuttosto vai nel bosco e cerchi ancora maggiormente questa sensazione e gli dai spazio, perché sai che poi dopo la pioggia, comunque arriva poi il sole. Dopo quell'inverno lunghissimo, arriva per forza una primavera meravigliosa. E quindi questo che volevo dire, bravi, non è semplice, ma può nascondere, può svelare invece qualcosa di molto positivo, come le aurore boreali in Finlandia nel pieno dell'inverno, quando il buio è totale 24 ore su 24. Invece appaiono queste luci che sono luci magiche, sono reali tanto quanto il sole. E anche questa serie di incontri che Alberto ha organizzato quanto sono seguiti, sta infatti facendo comprendere come le persone adesso stanno cercando delle altre domande. Anche se è importante sapere che cosa mangio domani, problematiche quotidiane, però altrettanto, forse ancora più importante, è andare a ascoltare quell'altra dimensione che comunque in noi abita. E infatti in questi interventi precedenti, meravigliosi che sono stati fatti, Rossana Beccarelli ha raccontato tutta una visione ampia, inserendoci anche la politica, l'economia, la salute, la natura, perché potessimo un po' distaccarci da quello che succede a noi individualmente. Daniela Muggia ha fatto un intervento meraviglioso che vi invito veramente ad ascoltare, chi non l'avesse ascoltato. E ha fatto capire come siamo legati, tutti legati, e come non esiste in un certo senso un bene o un male, ma ogni cosa che accade, accade a me, accade a te, accade a noi e ha un senso, dipende poi da noi quello che ne vogliamo fare. Quindi loro hanno già parlato ampiamente, meravigliosamente di quello che è la parte scientifica di questa visione che condividiamo.
facendo riferimento alle neuroscienze, piuttosto che a fisica quantistica, o psiconeuroendocrina, immunologia o epigenetica, e dal mondo che, a parte che non sono mia materia, io non potrei neanche parlare, ma non è neanche necessario. Ma chi non l'avesse ascoltato, mi piacerebbe che lei veramente le ascoltaste. A proposito di raccontare, allora ho anticipato che volevo raccontare anche un po' la mia storia, perché quando io vivevo veramente i primi 18 anni della mia vita era un totale isolamento da tutto, e mi ha permesso di non solo di sopravvivere, ma di forse di comprendere il senso, soprattutto le storie di persone, i miti, e poi le storie che raccontavano la natura. Io sono nata in una famiglia con fortissimi problemi sia sociali che di salute. I miei genitori hanno avuto un'invalidità forte entrambi, mia sorella anche. Eravamo tre figli, mio papà alcolizzato, e vivevamo con l'assistenza dello Stato. I primi 7 anni abbiamo vissuto in una casa più o meno di 30 metri quadri, dove non c'era l'acqua in casa, si accendeva, la casa si riscaldava con il fuoco, con la legna che tagliava mia madre con le sue gambe un po' malandate. Il mattino mi ricordo che quando ci svegliavamo l'inverno, i recipienti d'acqua erano coperti di, avevano uno strato sottile di ghiaccio. E io non sentivo questo, non era questo il problema, e sono quasi sicura che neanche per i miei genitori, per mia madre in un modo particolare, non era questo la difficoltà. La difficoltà era tutto quel incapacità di gioire, di esprimere l'amore, di relazionarsi in un modo armonico con le proprie difficoltà e con quelle degli altri. Per cui quello che ho vissuto, per farlo breve, era una continua guerra e litigi in casa, anche molto violenti, scappavamo fuori sulla neve certe notti, tante notti, e ho dovuto e ho potuto trovare il senso e forza in tutto questo. Andavo in giro per questa piccola zona di Helsinki e cercavo le persone anziane con gli occhiali, perché loro raccontavano la loro vita, le loro difficoltà, che cosa vivevano. In più leggevo tantissimo, ma soprattutto c'era la natura. Da noi il concetto della casa non finisce nella casa tra le quattro mura, ma la casa è anche il cortile, la casa è il bosco dietro casa, fino a arrivare al lago più vicino, e dei laghi da noi ce ne sono tantissimi. E attraverso questo vissuto, questo osservare anche in un modo distaccato ma coinvolto, io vedevo bene come quello che era l'apparente violenza e rabbia e tristezza nascondeva semplicemente delle grosse ferite, un grande bisogno di amore. Per cui quello che mi ha permesso di sviluppare è di riuscire a vedere che in qualunque manifestazione apparentemente negativa c'è qualcosa di buono, c'è una bellezza, anche se nascosta. A proposito di questo, sia come genitori sia come figli, io consiglierei a tutti la lettura di James Hillman, Codice dell'anima, chiuso una parentesi.
perché veramente mette in pace sia la propria genitorialità che il proprio essere figlio. Sulla Finlandia, voi tutti avete sicuramente un'idea della Finlandia, no? Tanti record, no? Sulla formazione, sulla eguaglianza delle donne, piuttosto che imprese, è stata una nazione etica dove è facile fare imprese, insomma. Sono tutte cose molto vere, che sicuramente hanno contribuito anche quest'anno, di nuovo, la Finlandia è stata eletta come paese più felice del mondo. Non commento su questa cosa, perché trovare dei criteri della felicità e come misurarlo è un po' difficile. Ma senz'altro c'è qualche cosa che appartiene alla nostra cultura che ci permette, come dicevo prima, di vivere queste tempeste, questi momenti di buio anche con piacere. Infatti la cultura finlandese piuttosto che, cioè, dove la cultura latina o dell'Europa centrale e meridionale è fatto molto di poesie, di architetture, di pittura, eccetera, la nostra è piuttosto una questione di connettersi con la natura per andare a cercare, a invocare quelle altre dimensioni dell'esistere, che poi hanno poi potuto ovviamente esprimersi anche in opere concrete. Però questa connessione con la propria natura, che io chiamo natura selvaggia, anche nel mio libro, non intendo con la natura selvaggia un qualcosa di violento, di tirar pure di unghia e di esprimere il proprio istinto in un modo incontrollato, piuttosto come vicino a non in opposizione, ma insieme a un terreno coltivato, come cultura, come quello che ci viene insegnato, come quelle che sono le nostre esperienze. E quindi attraverso questa nostra mitologia e anche stile di vita, che è molto semplice, che include sempre anche una partecipazione del corpo in varie attività. Infatti in Finlandia ancora tanto si fa tanto cucito, quasi tutte le donne finlandesi fanno il pane in casa. Se fuori piove si sta fuori, come mi ricordo quando mio figlio era piccolo, eravamo io e lui al Parco Valentino quando pioveva o quando nevicava o quando faceva, tra virgolette, brutto tempo. E infatti lui diceva a tutti: io ho un giardino bellissimo, un giardino enorme, e si riferiva a quello di Valentino, perché lo sentiva proprio come qualcosa di suo. Ma questo contatto con il proprio sentire che stiamo vivendo, anche la nostra lingua in qualche modo ci permette di più a attingere da questa parte, e non solo dalla parte razionale, dalla parte che richiede più attività. Per esempio, in finlandese, per dire che io so qualcosa, noi abbiamo due parole. Una che si viene proprio tradotto sapere, che è tieta, e l'altro che è assolutamente sinonimo di sentire. Se io voglio dire che io so di qualcosa un po', uso la parola sapere. Se io voglio dire che io conosco profondamente questo argomento, io conosco profondamente questa persona, allora uso la parola sentire. Quindi io sento te, io sento questo argomento. Perché il vero, forse, il vero sapere è anche qualche cosa di corpore, anche una sensazione. Non lo so necessariamente molto spiegare, non so dove mi porta, ma ne sento la forza. Infatti Jung chiama
mente naturale, quest'unione di spirito e natura, che poi permette di sviluppare una forma di conoscenza e quindi strumento di vita, come abbiamo bisogno anche adesso, particolare in cui predomina l'elemento emotivo, sensoriale e, permettetelo, anche erotico. E questo, questa dimensione che mi era familiare, penso che mi abbia permesso di continuare ad amare quella situazione, quelle persone che in realtà, guardato obiettivamente, mi creavano disagio e dolore. Mi dava un senso di potenza, non di senso di impotenza o di senso di vittima, perché quando ci siamo vittime di una cosa, che sentiamo che noi non possiamo fare nulla, è come se fossimo impotenti. Ma per potermi sentire potente, io devo anche vedere la mia corresponsabilità di quella, della cosa che stiamo vivendo, di qualunque tipo di situazione difficoltosa che stiamo vivendo. Perché quella mi dà anche un senso di poter agire consapevolmente in modo responsabile per modificarli. E poi sicuramente una sorta di senso di appartenenza a tutto, che è e che ogni cosa ha un senso, che è la cosa più cullante possibile che possiamo sentire, che non tutto dipende da me, posso affidarmi alle cose che accadono. E vi racconto un'altra storia di me, ho avuto il permesso di raccontarlo da mio figlio. Esattamente 17 anni fa, e poi coinvolgo anche un'altra persona, esattamente 17 anni fa si è ammalato un mio carissimo amico e gli hanno dato 3 mesi di vita, aveva un tumore. Fino a quel momento, quelle che erano le discipline bienaturali che io da anni studio, non le ho mai usate nel lavoro. Io lavoravo nel marketing, nella pubblicità, nella vendita. Lui mi dice, ecco, io adesso ci sono, aiutami a curare. No? Io non posso fare assolutamente nulla, nulla può, nessuno può curare e soprattutto io che medico non sono. Però che cosa abbiamo fatto? Io ho smesso di lavorare in quel periodo, penso mi dedico completamente a lui. E ho cominciato a fare delle tecniche di tecniche meditative, massaggi, eccetera. Ho parlato. E lui era veramente tutto per una persona molto intelligente, molto sensibile, molto ingegnere anche, e molto figlio della propria cultura, per cui sentiva di dover primeggiare in vari campi, diciamo, più apprezzati. Dopo 2 mesi lui ha avuto proprio un insight, una sensazione di, dopo una visualizzazione, mi accorgo che il suo viso era proprio caldo, gli occhi lucidi, diceva: io ho capito, io so adesso che cosa voglio fare, io voglio vendere tutto, non voglio più cercare di fare le cose che ho fatto prima, mi metto a fare quello che ho sempre desiderato. Mi metto a disegnare degli oggetti di legno e li faccio fisicamente. Era proprio felice. Cosa è successo? Lui è poi una sera ha raccolto i suoi amici intorno, le sue persone care, e ha raccontato questo. Io adesso mollo tutto e rifaccio una nuova vita. E secondo voi cosa è successo? Le persone sicuramente, assolutamente, che lo amavano profondamente, no, non devi mollare, tu ce la fai, vai avanti così. E lui si è ha richiuso questa forza che aveva dentro di sé. Comunque lo ha poi accompagnato alla morte,
dopo 9 mesi, ma lui ha accettato, ha compreso il senso ed è andato veramente con tanta serenità. Nello stesso periodo io sono rimasta incinta dopo tanti anni che non accadeva, probabilmente attraverso questa relazione con un amico sono riuscita ad aprirmi, a avere una relazione così importante, un legame così forte come quello con lui. Dopo un po' di mesi mi hanno detto che la creatura aveva dei grossi problemi e sarebbe morto subito dopo la nascita, oppure sarebbe rimasto comunque nei macchinari in uno stato semi-vegetativo. E quindi ovviamente il consiglio era uno. E a proposito di quella sensazione che sicuramente avete provato anche voi, quando senti che vuoi fare qualcosa, non sai perché, ma vuoi andare in una certa direzione e che ti dà un senso di potenza, un senso di forza, anche di piacere, incredibile. Ecco, mi è successo questo, quindi io sono andata avanti con la gravidanza, nonostante diciamo stupore di maggior parte delle persone, e io ho vissuto il momento, l'inizio del momento. Ogni momento sentivo che questa creatura era con me, dentro di me, mi raccontavo le poesie, cantavo, lo portavo a fare il bagno, e ho vissuto una gravidanza molto, molto bella. Ve la faccio breve. Lui nasce, viene trasportato in emergenza alla Regina Margherita da Sant'Anna, viene operato perché in realtà non aveva tutto quello che pensavano che avesse, ma aveva semplicemente una ernia diaframmatica, era una creatura forte, e dopo un mese hanno dichiarato sano. Adesso c'è per casa un ragazzo meraviglioso di 17 anni. Vi racconto questo sul tema della fiducia. Molti mi hanno detto dopo, ma Elia, tu lo sapevi, lo sentivi che sarebbe andato così? Io ho detto no, io non sentivo che sarebbe andato così. E vi dico un'altra cosa in più, neanche speravo, perché io non sapevo realmente, non sapevo che cosa fosse giusto per lui o giusto per me. Semplicemente mi sono affidata alla vita, che sa meglio di me. Ed ero pronta, attiva, per vivere quella cosa lì, piuttosto che scappare, interrompere o cambiare il corso delle cose. Certamente in questo periodo siamo anche assillati da dei problemi pratici. Vengono fuori magari chi è in famiglia, magari con un compagno, con una compagna, dice che no, forse questa non è la persona per me, oppure sta facendo un lavoro che dice no, non è quello che voglio fare. O non so come tirare avanti dal punto di vista economico. Ma può essere che se ci dedichiamo all'ascolto, all'evocare queste forze che sono dentro di noi e che sono collegate con il cuore, può essere che possiamo scoprire altre vie, altre soluzioni a cui il nostro cervello razionale non arriva. Voi lo sapete che il nostro pensiero ha, vi dico questo solo dal punto di vista, diciamo, il nostro pensiero ha due modalità di funzionamento. Prima c'è la deduzione di informazione attraverso l'analisi, comparazione, eccetera. E poi c'è un'altra parte che contiene il 99,99% di informazioni in più, e in più è 300.000 volte più veloce che il nostro pensiero cognitivo. A me piace chiamarlo sapere silente, come si chiama nella nostra tradizione, e lo si può chiamare anche come intuizione.
E quell'intuizione, quella via dell'intuizione, delle sensazioni, per forza che quello passa attraverso il corpo. E come per dire che attraverso una riflessione, cercare di capire, eccetera, possiamo arrivare a 3-4 soluzioni, ma se cediamo e lasciamo andare e cominciamo ad ascoltare quell'altra dimensione che in noi abita, possiamo avere delle intuizioni sorprendenti, delle forze che non credevamo di avere. Vi ho promesso qualche storia di mitologia finlandese, probabilmente non vi aspettavate un intervento così, neanche io in realtà. Però, veramente, come dicevo prima, nelle difficoltà della mia vita a me hanno aiutato davvero le storie indiane. Però adesso vi racconto di questo, della De Kalevala, che è una mitologia finlandese molto particolare, molto molto particolare, molto amato da Rudolf Steiner, da Tolkien, ma non solo, da tanti artisti che si sono ispirati a questa nostra tradizione orale, in realtà. E questa storia racconta anche di tre eroi, diciamo che eroi da noi, gli eroi non erano come nei miti greco-romani, quindi forti, giovani, belli, no, i nostri eroi sono molto umani, fanno mestieri umani, hanno dei momenti di paura, momenti di tristezza, di disperazione, vivono i loro vizi, ma hanno anche una grande potenza che è quello del canto, quello della parola. Infatti i nostri eroi trasformano il mondo attraverso il canto, attraverso la parola. E questo di questo animo, così sicuramente ne sa molto più di me. Questi eroi finlandesi volevano avere in sposa la fanciulla del nord. Vi dicevo prima della simbologia del nord, che non ve lo dicevo, però adesso ve lo dico, che il nord simboleggia un po' appunto quella nostra interiorità, che racconta quindi della dimensione del buio, del silenzio, dell'ascolto. E questa fanciulla del nord è proprio quella forza di cui vi parlavo prima. E gli eroi, per poter far vedere che effettivamente valgono, che sono meritevoli di sposarsi con questa altra potenza femminile, quindi la fanciulla del nord, avevano diversi compiti da fare. Uno di questi era di riuscire a catturare l'orso e il lupo del diavolo. Quindi delle bestie che hanno una potenza enorme, che possono strapazzare, che possono veramente fare grossi danni, ma anche hanno una potenza buona. E attraverso vari, è tutto molto molto simbolico, infatti vi invito davvero di leggere il Kalevala, visto che Alberto ha anche messo il titolo del libro di Juha Pentikäinen con cui collabora. Allora, l'eroe, che poi vince insomma il cuore della fanciulla del nord, riesce a imbrigliare questo lupo e questo orso. Quindi anche per quanto riguarda le emozioni, non sono da gestire, non sono da rinnegare, ma sono da accogliere, come un po' come da noi ci sono dei fake, sono delle specie di troll che vivono nei boschi, che fanno dei capricci, fanno dei piccoli dispetti. E nei momenti meno ci aspettiamo, questi troll è come se arrivassero nella nostra casa, noi abbiamo fatto tutto apparecchiato come volevamo, la casa era come, e arrivano in casa e cominciano a fare casino. Non li voglio, cioè vogliamo eliminarli a tutti i costi, quindi
non emozioni negative, non paure, no, 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 fuori, perché voglio insomma tenere tutto in ordine, tutto sotto controllo. Invece l'idea è di invitare questi piccoli pericoli in casa, dargli il posto migliore a tavola e cominciare a interrogare che cosa vuoi da me, cosa vuoi raccontargli, e quale tipo di paura o di sentimento che magari io non ho ascoltato tu puoi svelare di me. E, proprio per poter utilizzare queste nostre emozioni e anche istinti, però una volta che sono in qualche modo purificati da quelle che sono le catene che le abbiamo, il rifiuto che gli hanno dato o che qualcuno ha dato prima di noi. C'era un'altra compito che veniva dato agli eroi, ed era quello di riuscire ad entrare in un fiume, praticamente il fiume della morte, molto, che scorreva molto veloce, e stare fermo e riuscire a pescare un grande luce da questo fiume. Ma per poterlo fare bisognava poter entrare in questo fiume e non lasciarsi travolgere. Allora, come è riuscito il Marinen a fare questo? Ha trovato dentro il fiume una pietra forte, molto radicato nella terra sotto il fiume. Si è lasciato, è rimasto su questa pietra e sentiva il fiume, le gocce, il fiume impetuoso, ma riusciva a restare dentro questo fiume senza farsi travolgere. È un po' come i simboli, insomma, i miti non avrebbero neanche spiegati, però dico solo questo, che può essere che questa pietra sia veramente il nostro corpo, in modo che noi possiamo lasciare aprirci, essere capaci, nel senso di essere capaci di contenere varie emozioni che arrivano e lasciarle fluire, senza dover spiegarli o fuggire oppure mandarli via, ma ascoltarli, no? Ecco perché è importantissimo il lavoro di meditazione, di anche una alimentazione sana, eccetera. Io non so quanto tempo ho, non so se c'è ancora qualcuno che mi ascolta. Sono le 9:50. Quindi comincio a finire. Una decina di minuti, ma ti ascoltiamo pacificamente, vai tranquilla. Ok, perfetto. A proposito ancora di emozioni, ovviamente io sono a contatto con... Allora, il rubinetto delle emozioni è uno solo. Noi poi li dividiamo in negativi o positivi. E se non vogliamo sentire quelli, tra virgolette, negativi, non arrivano neanche quelli che ci fanno poi percepire la vita nella sua bellezza, piccole gioie. E nello sciamanesimo, Alberto lo sai molto bene, quando emerge un malessere, che cosa fa la comunità? La comunità lo ritiene un momento importantissimo, soprattutto quando ci sono disagi di tipo mentale. È un momento importantissimo perché si sa che in quel momento può essere che stia nascendo qualcosa di veramente significativo, nuovo, un talento, una capacità, e che lo si ascolta. E quindi che c'è un tesoro all'interno di questi momenti, emozioni e sensazioni pure. C'è un'altra storia veramente meravigliosa, raccontata in un modo meraviglioso nel Kalevala, che racconta di questo saggio eterno che si chiama Väinämöinen, che disperato, perché non è riuscito a sposare la fanciulla dei suoi sogni, perché questa
questa giovane ragazza non ha voluto i ori e gli oneri onori attraverso il vecchio saggio, ma ha preferito ritornare nella natura. Infatti si lascia, diciamo, affogare nel lago, ma che non viene percepito come il suicidio, ma proprio si trasforma in una ondina e poi si trasforma in un luccio. Però attraverso questo Väinämöinen pesca questo luccio, la storia è più complessa, ma vi racconto questa parte che in questo senso per me è più importante. Pesca questo luccio, scopre che è stata la fanciulla che lui amava ed è disperato perché si rende conto che non è riuscito a riconoscere l'anima della fanciulla oltre il suo bell'aspetto, quello di cui invece aveva bisogno la donna, di essere riconosciuta al di là di quello che era la sua apparenza. Dalla mascella di questa fanciulla lui crea uno strumento a 5 corde che si chiama cantele. Torna nel bosco e comincia a cantare. E canta una melodia talmente meravigliosa, con delle parole così profondamente sentite, che in qualche modo abbracciano sia la gioia profonda che la tristezza più profonda. Infatti, in realtà, tutto è sempre connesso. Tutta la natura viene intorno ad ascoltarlo. Commuove tutta la natura, le pietre si spaccano, gli uccelli cantano insieme a lui, l'orso sono insieme, i conigli, tutti in pace ad ascoltare questo suono meraviglioso. Väinämöinen stesso si commuove ed esce una lacrima che cade nel lago, cade nella profondità del fango, e Väinämöinen chiede al corvo, anzi chiede a diversi uccelli di andare a recuperare quella lacrima, ma corvo è quello che lo accetta e va a raccogliere quella lacrima caduta nel fango. E una volta che lo tira fuori di nuovo alla luce, scoprono che era diventata una perla. E con questo avrei e ringrazio tutti. Ah, una cosa importante. Un po' avevo promesso ad Alberto di fare qualche tecnica meditativa, però ho pensato che se qualcuno vuole, io le mando magari via WhatsApp, o come vi dice Alberto, così audio. E così possono magari essere utili, e possono essere, perché poi per arrivare in questo stato ci vuole un po' di tempo, no? E quindi li faccio avanti. Grazie Eia, è stato come immergersi in un lago d'acqua dolce. Grazie per queste narrazioni, per la tua semplicità nello spiegare le cose. Abbiamo creato un gruppo WhatsApp, per cui se le persone volessero seguirti o, come hai detto tu, volessi condurli in delle pratiche, abbiamo... Su richiesta io ci sono assolutamente. Allora condivido ancora questo gruppo, così le persone ce l'hanno. Ebbene, quindi grazie ancora, e direi che chiudiamo, a meno che tu non voglia aggiungere ancora qualcosa. Solo grazie, io sono stata molto, molto bene. Va bene, grazie Eia, a presto e ci vediamo domani. Grazie a te. Ci vediamo domani con il prossimo incontro di Danzare con la Tempesta. Ciao Eia, grazie. Ciao.